Oh, qui arriviamo a un punto. Credo che i nostri eroi non l'avrebbero voluto. Ma purtroppo la narrazione prosegue nel bene e nel male. Dunque, allora, fatemi un attimo ricapitolare. Eravamo rimasti. Ah, già, la gravità! Ah, la gravità! Sì, perché i nostri eroi erano stati scaraventati al di fuori di una finestra, ricordate? Ma sono stati fortunati i nostri eroi perché comunque nonostante ciò hanno brillantemente superato la prova della gravità. Hanno comunque deciso di mandare Bromma, già proprio lui. Ah. Che però ha sorpreso tutti come sempre del resto. E difatti è riuscito a farsi dire e dare qualcosa da Rozak. Anche qui purtroppo il discorso è stato tagliato. A un certo punto, sì, perché diciamola così, Brom ha messo un po' alla prova Rozak. Sì, perché Brom gli ha chiesto di contare bene il numero del gruppo. E mistero vuole che Rozak non sia riuscito a capire il numero del gruppo. Non riusciva a individuarne tutto il numero per intero, ne escludeva sempre uno. Ma forse per il suo bene placido, forse perché in fondo Rozak è magnanimo, forse perché sono strambo. Fatto sta che sono riusciti comunque ad ottenere qualcosa. Sì, Brom è riuscito ad avere un libro da una copertina viola. Fino a qui le vicende del nostro gruppo sarebbero meravigliose se non fosse fatto che il restante gruppo nel frattempo ha avuto la sciagurata idea di trovare delle informazioni, informazioni che hanno purtroppo trovato e che hanno quindi deciso tutti insieme, con una malaugurata sfortuna, di accettare e di dirigersi perciò alla temuta, mettiamola così, locanda di Felix. Ah, qui dobbiamo leggerlo attentamente, ragazzi, perché le vicende sono. Entrate, la prima cosa che vi succede, chi apre la porta? Come la apri? Beh, come la porta è normale, tipo è una saluto. porta di legno messa male, mondata Si malissimo, apre verso di me perché mi cambia. verso l'interno. Faccio la slappa Cru! Si gugna perché è messa per storto, quindi si blocca per terra e devi imponere. Io guardo l'architettura. Esatto, è strano. Cioè, è un mezzo Mezzo esagono esagono con con una la porta, porta però è brutta rettangolare. davvero. È brutta, no, quella c'ha buon gusto. La È spingi, un tipo di casa, un tipo di casa. esatto.
Quando la apri ti accorgi che dentro è ancora più brutta anche da fuori. Cioè dentro proprio c'ha i buchi da tutte le parti, di legno, pezzi di legno rotti, una scala che si tiene solo per una trave, devi passare lungo la trave diagonale. Quel... gente dentro? Pieno di gente, tutti quanti ci sono, addirittura... Non è bello ma piace. Esatto, molti nani ma stanno tutti da un lato, ok? Tutti da un lato, poi da quest'altra parte c'è di tutto. Qualsiasi razza, degli halfling, degli orchi addirittura, ci sta di tutto, ci sta. Addirittura degli elfi, in una città di nani ci stanno però. Non sono granché socievoli, stanno in un angoletto. Eccola, un po' al buio, già. Un po' al buio. E in fondo c'è un bancone e dietro una botte sola, sì. E un tipetto, vedete, umano, con un cappuccio, una benda sull'occhio. Una benda, una tunica tutta mezza ciancicata e appoggiato così. Benvenuti! Pa! Tu sei Felix! E tu sei Pro! E tu mi dai una birra! A questo punto! Birra a lui e ti sbuca un nano con una birra! Birra! E ti arriva una birra! C'è vicino? C'erano uno, due... e tre. Ma c'è che c'ho scritto il proprio nome? Perché la terza persona che sa il mio nome io non parlo. Cioè, qualcuno mi ha fatto uno scherzo. Aspetta che ci provo. E io sono Phil! L'ha chiamato Phil, grazie al cavolo! E io sono Gibril! Che nome stai? Immagino che i nostri nomi sono stati detti dalle gesta che abbiamo portato a termine da. Avete salvato il fratello del re! Bravi! Guardate! E vedete! Indica sulla sua destra una bacheca con un disegno di voi sei, un po' eroiche. Però il disegno è completamente fatto a cazzo di cane. È un po' come su One Piece messaggi. Esatto, peggio, cioè, capito? Proprio fatti l'uomo a stick, poi da te è fatto l'uomo a stick con le gambe che partono da qua, cioè il cerchietto, l'uomo che partono da qua e... una cosa per così, che dovrebbe sembrare la chitarra, perché poi finisce con un triangolo lì. Lui è grosso, un quadrato, disegnato con un quadrato, in una faccia con tutti i denti e poi di tutto cancellato perché non lo sappiamo perché. Lui è uno stecco e una testa, fine, così. Lui è solo una testa, così. Esatto. E lei invece, lei stranamente è fatta bene, cioè c'ha delle belle forme, cioè sembra una persona, non è un'opera d'arte, ma razzismo però, eh. Con dei capelli tutti, li abbiamo fatto tutti in particolare. E lui lui ha due cerchietti, tipo pupazzi di neve, due cerchietti con il simbolo però di Pelor fatto bene al centro. Questo è il dipinto mio per voi. Ah, posso aggiungerci del mio? No, è mio. Fatti il tuo dipinto. Ti antipatico. Abbiamo un dipinto. Sì, però volevo bene. Il dipinto degli avventurieri. E ditemi, com'era questo kraken che avete ucciso? Cioè... E tutti quanti dentro dal brusino di fondo. Oh, il kraken, no, sono loro. E ti senti un nano. Quei nani sono veramente forti. Era enorme. Wow, quanto enorme! Non ci inventiamo cazzate. Tranquilla, credono a tutto. Okay. Non si può sapere. Quanto enorme lo vuoi? Due volte il castello! No, un nano, è impossibile! Non ho mai visto un kraken così, l'amico. Ma non hai mai visto un kraken? Non ha. Ma i kraken non sono grandi come castelli! Sono grandi come palazzi, a forma di castelli, ma non come castelli. Vabbè. Ma questo era vecchio di 100 anni, quindi era grande come un castello. Era vecchio di 100 anni. Poi due castelli. Ma era magico, hanno detto che era magico. Tutti quanti, magico. Wow. Io cambio subito il discorso, dico, ma a te però tu sei un big bard, a te ti piace... Felix? Sì, se lo devo dire da Sauro dico la ciccia baffetta, di la verità. Io lo vedo dalle foto, tutti maschi e l'elfa l'hai fatta. Naturalmente, ragazzo. Naturalmente. Io ho capito che cos'è.
Beh, una bellezza così andava per forza esposta e rappresentata come una dea. La dea Tia, governatrice di tutto. Intanto posso fare il rumore per io nel frattempo alla ovest. Nel frattempo sentite che la porta ancora e stanno entrando un drago e... Ma perché non si apre questa porta per un calcio? Vai, forza. Mi faccio male. La porta non si apre. No, per 6 più 2 ho 8 fatto. Sentito un po'. Io invece cerco di metterla a quadro. Quando la metti a quadro, ti rimane per mano. Stai con la porta così. Ma allora ti faccio rimanere la gamba. Appoggi di lato e ti vedi. E vedo. E entri tu, quindi fai così ti vedono. Sì. Oh, tutto in silenzio. Potrei farlo prima, no? Prima facessi male la gamba. Scusate, drago. Prendo la palla al balzo subito. Un inganno rosso così. Ecco a voi che ho ucciso il Kraken! Questo di lui. Ho ucciso il Kraken. E vedi... 4 di là. Sempre più 7 però. Quanto hai fatto? 11. Vabbè, perché questa gente è basta. E... Guarda, tutti quanti zitti, poi l'ha ucciso. No? Allora arriva un umano. Viene lì sotto, è bassino, sì, è bassino, ma ad 1,50 m. Fa. Mezzo piangendo. Io ti stimo. Lo abbraccio. Non ho mai visto un drago così forte. Non sono un drago, però vabbè. Sei un drago fantastico. Cioè, ma... È una bellissima città. Che diavolo sta succedendo? Kraken di che? Il coso ti sente? Il Kraken che avete ucciso, grazie! E tu perché perdi la memoria? Avete portato! Tu perché perdi la memoria? Avete salvato! Tu non ricordi mai niente? Stefa, tranquillo. Il Kraken! Grazie, drago! Tu sei il mio eroe! Sì. Sì. Io lo alzo! Lui è il mio eroe! Mentre sta per aria! Lui! E tutti quanti un applauso! Perché lì parte un applauso proprio grosso nei confronti di tutti! Mi dai un partito? Passa vittoriosa. Birra, come dici birra, boom. Si presentano, te la portano proprio con l'istante. Io nel frattempo rimango 5 minuti in passa vittoriosa. Ma gli elfi? Gli elfi stanno tutti in disparte e non partecipano a questa idiozia. Ok. E quindi già ha parlato da narratore un elfo, ha parlato, capito? Subito. Idiozia. Va bene, io piano piano cerco di scrutare questi elfi. Li riconosco? Conosco qualcuno, l'ho già visto in giro. No, sono elfi normali. Gente che passava di lì e si è fermata. Siccome è famosa, sto osteria ci sono andati. Non era la loro intenzione stare lì, ci si sono ritrovati. Ho detto, vabbè. Comunque, la birra per chi la sta bevendo, quindi voi due, è buona. Thorfinn e Gibril è veramente, veramente buona. E... Però per lei è meglio. Non lo so. Non lo so, fai un tiro a percezione. Come ti chiami tu? Bro. Mi ancora le nome percezione. 16. Ti accorgi che ti manca qualcosa? La chitarra. Non c'è. Caccio dal mio taschino l'orologio, quello antiquato, metto l'orologio, vediamo quanti secondi ci mette, arriva qualcuno a 2000. E vabbè, lì per lì ok, nel senso è come se faccio un sobbalzo, poi lo batto, tornerà, vediamo, se non torna forse mi sono liberato di questo peso, vediamo, giochiamocela. Però continuo a fare quello per cui ero entrato qui, far vedere la chitarra a Felix. Ok, mi faccio finta di niente, mi avvio verso Felix, faccio io ti devo fare una domanda perché mi è stato detto di te che sei un cantastorie, sei tutto di tutti, cioè, mi servono informazioni. Come il Kraken che avete ucciso. Da quelli non sa niente. Non so che era una medusa, non era nemmeno forte. Però lui lo sai? Sì. Ok, io sto cercando e faccio finta di prendere, faccio... La chitarra. Già mi è stata rubata, immagino, sì, eh? Sì, sì, okay. Sì. È di là. Di là dove? Nello sgabuzzino mio. L'hai presa tu? Sì. Ok. Sai che torna quella chitarra? Ho sentito storie. Okay. Volevo metterla alla prova.
tanto la taverna è tutta rotta, che me ne frega se si rompe. No, ok, però non voglio fare del male a qualcuno. Contano niente. Beh, ma perché tieni aperto? Per non capisco. Si guadagna, guarda quanta gente. Cioè, è facile, tu somiglia molto a mio amico Phil. Grande. Mi piace. Tu hai un grande potenziale, ti dai il pugnetto. Torniamo a me. Sì. Hai visto altre persone con delle cose simili, degli strumenti simili? Qui? Mi è passato da qualcuno? Qui no, nella città no. Io dovrei trovare qualcosa che riguarda... Una salamandra? Sì, gli faccio tipo il disegnino di quello che ho visto. A parte questa faceva parte della lettera. Gli faccio proprio la lettera. Ok. Quella salamandra... Mai vista, sai? Ne ho sentito parlare. So che è simpatica anche quella. Però la tua è più potente, secondo me. Perché che potere c'ha la salamandra? Beh, tutti hanno un potere. Io non lo so. Non lo sai? Ah, strano. Dovresti saperlo. Averne una solitamente è bene... No, aspetta, ti ho spiegato male io. La mia lo so, non sono la salamandra. Ma dovresti conoscere i poteri delle altre. Ah, sì? Beh, ti conviene. Potresti prevenirli, no? Quando poi suoni, sai cosa succede con la tua. Nel caso in cui sentissi suonare dei suoni diversi, sai che ti devi attappare le orecchie, se non vuoi finire male. Ma io come faccio a sapere... Sta leggendo, legge un taccuino. Sì, come faccio a sapere che sono quegli strumenti? Perché sapete tutti di tutto, meno che... È che lo sanno tutti, lo sappiamo io, Rozak, Imdur, qui nella città. Forse il re, se non è troppo ubriaco. Quando di Imdur faccio... Ti è simpatico, vero? Gli faccio vedere la lettera L puntato C puntato. Cioè non so neanche chi è questo tizio. Sto bravando in un buio. So che devo trovare altri strumenti con dei simboli simili a questo. Non so i poteri, non so niente. Aiutatemi. L puntato C puntato. È famosissimo. Famosissimo. Ma questo credo che lo sappiano più persone. L puntato C puntato. Vai, chi è? Flil. Flil. Chill. Ci è andata vicino. Però. Il famoso. I bardi. Quanti ne sono? Le leggende dei bardi. 3. Bravo. Vedi che le hai fatto tu 3 però. Ah, ok. Io ne conosco uno. Immagino che sia quella. E caccio il libro, cioè lì, un po'. Wow, l'hai letto? Ho preso tanti spunti per un sacco di storie da quel libro. Veramente, veramente una fantasia enorme quel tizio. Tante cavolate, persone potenti. Come? L'hai letto? Sì. Sai quante cose ci sono scritte? No, non possono essere tutte vere, è impossibile. La seconda leggenda. I bardi assassini. La conosci? No. Allora. Bardo sei. È triste per bardi assassini, io non sono assassino, sono buono. Purtroppo non sono tutti come te. E poi c'è la leggenda di Liam Clavelin. Chi? Liam Clavelin. Cioè tu hai uno strumento di Liam Clavelin e non conosci la sua leggenda. Io... Guarda, vuoi sapere che cosa so di questo strumento? Ti faccio. Sì? Sì. È quello di che cosa? E non è il peggiore. Eccolo. E sono 3. E sono 2. Cosa? 1. Cosa? Abbassa la testa. Arriva la chitarra. Arriva addosso a te. Ci provo. Esatto. E fa... Si ferma davanti alla tua mano. È tutta quanta la gente. Che succede? Si chiama prestidigitazione. È un mago, ma allora è un mago. Bravo, è tutto il vociare. Poi gli suonerò la canzone. E cosa vi fa? E cosa ti fa? Felix ti dice. È proprio vero allora. Quante cose potrei farci con quella chitarra? La vendi? Niente. E se potessi sì. Perché tu scommetto che sai anche il modo di venderla. Quanto vuoi per quella chitarra? Te la regalo? Però vedi, torna da me, torna. Capito? Si aprono gli occhi quando dice. Capito, torna da me, però mi spieghi se c'è un modo per liberarsi. Mi dai dei dettagli? Potresti provare. Quel benedetto Fabbro potrebbe riuscire a staccare il legame. Lui maneggia questa roba dannata. E probabilmente. Va bene, signori, siete miei ospiti. Accomodatevi, bevete, dormite, fate ciò che volete. Posso suonare?
Sì, un attimo. Ecco, caccia da più di questo. Suona pure. Così però non vale. E io non sono stupido. Fidati di me. Già mai. Fidati di me. Non ci penso proprio. Già non ti sento. E io non... Leggo il labiale. Fidati di me. Sì. Dai, li ho tolti. Fate di dire la percezione. Maledetto. Tutti? Sì, tutti quelli che stanno guardando quello. Io uno, quindi... Vendi naturale. Sì. Vendi naturale. Madonna. I vecchi qua non ti fregano. 18, 15, io ho fatto 15. 18, 1 non basta sicuramente. I 20 naturali riescono a vedere che lui fa una cosa velocissima e se li rimette. Cioè, fa proprio eccoli. Fa una cosa talmente veloce con le mani che se li rimette. Io reggo il gioco. Io cerco dei tappi. Io dei tappi? Sì, tappi per te. Ti dà dei pezzi di stoffa. Se l'ho fatti da lui, fidatevi. Funziona. Io li ho tolti. Tappi anche per me, per favore. Io. Ma funzionano? Tipo... No, non suono, non suono. Tu ti sei tolto i tappi e loro. No, non suono. Mi dico, mi offende la cosa. Io non mi sono messo. Sono amici tuoi. Ma a me piace quando suono. Vedi? Allora, ti avevo detto che non mi devi stancare più. Non so, infatti, ho detto fidatevi. Cioè, finché posso la controllo. Non stiamo in pericolo. Non credo che domani moriremo o adesso moriremo. Questi sono tappi che funzionano. Guarda che se non funzionano io... Ma io non suono. Non mi permetterei mai ad un drago così potente e possente come te. Non suono. Cioè, tiro su... Tiro su percepire intenzione. Vai. 17 più 4. Capisce che è una grandissima cazzata anche perché è palese. Cioè, di avrò io... Mi sa che ti sta prendendo in giro. Mi sa. Facciamo una cosa, mi dice a bassa voce. Io vado avanti con la manfrina, però voi non ci mettete del vostro. Qui tutti credono che siete degli eroi supersonici, wow, super mega. Io ho un giuramento. Ma tu sapevi ammazzare. Che niente, non capito, l'ammazzavo io con un... Però tu sei qua per tirarci tu, però. Perché a me non interessa. E allora non parlo di te, io non vengo di ingaggio al volo. Io invece anch'io c'ho una domanda. Vai, questa birra così buona, perché? Riesci a capire... Quando assaggi qualcosa, la provenienza di ogni singolo ingrediente? Non lo so, tiro su percezione? Diciamo che esatto, più una cosa io di solito sì. Ci provo. Storia? No, pochissimo, sei. Io avevo fatto 20. Sei. Non lo so. Aspettate. Per 15 totale. Cercò il mio di capire, quindi, non c'è la birra. Non l'ha bevuta. Io ho birra, perché tu sì. Quanto hai fatto tu? 10. 10 su storia, tu? 6 totale. Quindi la vostra risposta è no. Vedete, c'è un ingrediente segreto, ed è una pianta che si trova solo nell'isola di Wilwa. Dove risiede io? Ha paura che uso esatto. Quel potere che ha la verità. Dicono che sia infestata. Ha un potere la verità. Sì. Delle prove. Non hai capito, fino a tutte le volte che ogni volta che suono vi sentite spossati. Sì, infatti sì. Questa è una soluzione che dobbiamo trovare. L'avevo che vi avverto quando la sto per usare. Ma noi dobbiamo... Sì, ci avverti quando la devi usare. Che facciamo, scappiamo certo. quando avverti? Ha detto non vi preoccupate, non suono. Però quando suoni dobbiamo trovare un modo per attapparci le orecchie. Con l'istinto. Stiamo combattendo, come facciamo a tapparci le orecchie con le dita? Ho già suonato quando combattiamo e non mi sembra che avete perso il controllo, tranne quando l'ho voluto io. Il problema è che se poi uso quel potere perdo il controllo. E però fino a quel punto so gestirlo, o no? Non avevamo questo patto? Ma... Non lo so. Non piace a me una cosa più forte di te che non riesci a controllare. Allora, io non suono, non ce n'è bisogno, io non suono, non spreco ego per chi non si fila. A me interessa qualcosa da poter indossare. Probabilmente andiamo dal fabbro di te. Esatto. Ne parliamo davanti al fabbro di te, adesso non suono. Perché quando combattiamo io non posso stare con la paura esatto. di essere controllato da altri. Compagni e soprattutto. Se tu ti metti i tappi alle orecchie quando combattiamo, non potrei avere i miei vantaggi.
vantaggi di avere un cantastorie nel gruppo. Sì. Quindi però... a te la scelta. Dei tappi magici. Magari. Tappi magici non hanno senso, fidati. Non lo so. Okay. C'è una magia che può filtrare. Comunque serve comunque una soluzione. Soluzione? Chi vi avverto? La parola concordata era sì, non era una soluzione. Smetto di cantare e mattappo le orecchie. Non è... Sì, io credo che sia tempo di ritornare comunque. Beh, a dormire. Possiamo dormire qui, intanto io visto la giornata. Una cosa precedente. Io tutto il pezzo lo faccio tenendomi la mano sulla mia spalla. Voi avete un po' battibeccato, quindi vi siete un po', avete un po' discusso e vi rigirate chiaramente verso Felix. Felix non c'è. Beh, certamente lo stavo ascoltando. Vabbè, vorrei parlare con Felix. 18 monete d'oro? Ci sono. Zaino? C'è. Chitarra? C'è. Non mi ricordo che arma avevo. Stocco? C'è. A posto, ci me ne vado. Io pure ricontrollo. Anzi, ricontrollo se la spada è la stessa. Prima di tutto. Ah, scusa, abbracciare mia figlia? C'è. A posto. Adesso c'ho tutto. Io c'ho tutto? L'armatura di vestiti attaccata c'era come mutante. Hai tutto tranne i vestiti. Esatto, i vestiti devo chiedere. Io mi ricontrollo anch'io se c'ho tutto. Tu hai tutto? Tutto, tutto, tutto. Lui c'ha tutto perché tanto non c'è niente. Lei anche va in giro, anche se manco l'arma in vista. Gli unici due a cui manca qualcosa è Thorfinn e Finn. A Thorfinn manca l'amuleto di Pelor che ti tiene la barba. E a te manca il pugnale sullo stivale e uno di quei sacchetti che c'è. Vediamo quello se si calza con una iena. Io adesso devo suonare. Quindi io me ne accorgo con la cosa e non trovando il l'amuleto. Esatto, tu c'hai, hai questo gesto talmente automatico che se ci manca qualcosa, anche se ci manca un filo di barba, te ne accorgi. No, aspetta, nonno, ci penso io. No, una birra, cioè, qualcuno, una birra. Cosa è successo? Non arrivano le birre. Non arriva, niente, una birra. Punami una birra, mi supplico! I nani stanno tutti zitti, non parla più nessuno, il locale in mezzo si è svuotato. Vabbè, volete dire di bello? Io ho fatto il bello. Mi hanno rubato un po' di cose, anche a me. È una situazione bruttissima. A te è stato il karma che te l'ha rubato. Ascolta, tu in un giro di mezza giornata recuperi tutto, quello non puoi recuperare. Una sensazione? Strana. Ti è piaciuto, ti piace? Da dove è arrivata la chitarra? Mi fate 2+2, lui aveva detto che stava nel magazzino la chitarra e vi è arrivata da dietro al bancone. Da dove dietro al bancone? Non c'è una porta, però. Che cosa è successo? Entro dalla tanto è spaccato. Perché sì, è tutta mezza rotta, quindi potete tranquillo. Puoi forzare, sì. Sì, io lo seguo. Io devo seguire mia nonna. Seguiamo tutti, io seguo. Cerca ancora di mantenere una luce. La poca gente che era rimasta all'interno della locanda, dell'osteria, si azzittisce, si ammodolisce, mi riguarda. Prima di entrare nel coso come faccio? Se qualcuno si muove con le postazioni e vengo a scoprire qualcuno per questo, siete tutti morti. Come la creatura. E le tiro un dado per percezione. Posso fare intimidire? Esatto, dici te lo stavo chiedendo. Più 5. Fai che da. Ok. 19. Sì. A posto. Non si è mossa una paglia, la gente nemmeno ha fatto. Ti accorgi che il dipinto, il ritratto che era stato fatto, è strappato. Ok. È stato strappato. Tu hai zittito tutti. Stanno tutti quanti zitti immobili, quelli che sono rimasti non si muovono. Posso fare a osservare per vedere se ci sta qualcuno che è pronto ad attaccare o qualcosa del genere? Vai, sembra che percezione. 7. Più 5, vabbè. D'accordo, li vedi tutti immobili perché si sono spaventati con lui. Ok. Vai, continua, entrate dentro a sto magazzino a
forzandolo, non dovete nemmeno fare un'eccessiva forza perché io rimango travi... un po' più distaccata, tengo sotto controllo la situazione. Scusate, non mi fido. Cosa state facendo? Lui è già il simbolo sacro. Ok. Il mio pugnale, il sacchetto. Ok. Secondo me no, no. Perché okay, quando perde il simbolo sacro è un problema. Pensate che vi è stato rubato tutto questo? Certo. Sono entrato e ce l'avevo. C'era. Andiamo. Ho pregato prima per allora c'era. Secondo me Fini non è attendibile. Il nonno però visto il nonno, il nonno comincia a Thorfinn inizia a distruggere le travi, tutte comunque sono logore, sono rovinate, quindi le forze le spacca, non deve manco fare tutta questa forza. Quando entrate nel magazzino, quindi entrate 1, 2 e 3 dietro a lui, più o meno stai un po' più chino fuori, comunque lo vedete anche voi, loro meglio, è pieno di roba là dentro. Pieno di roba che in una, per una locanda, cioè uno si aspetta in un magazzino delle scorte per la birra, scorte per il cibo, scorte, no, cioè di tutto e di più, quindi da cose d'oro, sacchetti d'oro, manufatti, pergamene, ampolle, di tutto e di più, è molto grande, è grande 5 metri per 5 più o meno, è grande. C'entrano tante cose in 5 metri per 5. Quindi io noto subito tutto quello che c'è dentro, giro una mano verso Phil e faccio: aia, tu puoi recuperare, dai. Stavo già facendo. Lui io, però non lo trova. Io lo vedo che stava rubando. Quindi io riesco a entrare. Non qui sto rubando, sto riprendendo chi, quello che... Chi è rimasto che... più fuori? Io ancora non sono entrato, però quindi Gibri, ok. E voi vi girate e vedete che la locanda si è svuotata. Come lui si è girato, che se n'è andato là, la locanda piano piano, la gente zitta zitta si è allontanata. Cioè proprio fisicamente le persone di via poi sono scomparse. Se ne sono andate. Allora vedete fuori se le persone sono fisicamente andate via. Sì, stanno, via. Le vedi che chi scappa, chi cammina, stanno scappando. Corrono? Alcuni sì. Allora. Ce n'è una lì vicino? Beh, la più vicina è a 4 metri, sì. Ok, si faccio un scatto e la fermo. Sì. Gli chiedo, perché sono fuggiti tutti? Nel magazzino di Felix, pessima scelta. Anche per eroi fantastici come voi, io me ne andrei fossi in voi. Felix, dove è andato? È dentro la locanda, occhio. Dentro dove? Non lo vede nessuno. Ma non te lo posso dire, che se no lui mi sente non mi fa più entrare. O forse mi uccide, o forse uccide. Ok, la lascio andare. Ciao, grazie. Torno dentro immediatamente e avverto a loro due. Felix sta ancora nella loro canta e non vuole assolutamente che andiamo nel magazzino. E adesso? Tutti quanti vi accorgete che la locanda si è spenta. Non c'è più una lampada, non c'è più un lume, niente. Tutto spento, siete al buio. E senti la voce di Felix che riecheggia dentro la locanda e ti dice: avete fatto una delle peggiori cose che potete fare a Felix, cercare di rubare i suoi tesori. Felix è rubato qualcosa che non dovevi rubare. Felix può prendere tutto ciò che entra all'interno della sua osteria. Non c'è scritto da nessuna parte, non esiste. Sono le regole della casa di Felix. Sono le regole della mia vita. Ti faccio assaggiare le mie regole. Al nostro pazzo. Strano, ma sono d'accordo con Toffi. E Felix non parla più. Voi ditemi come vi muovete. Esco dal magazzino, intanto a me non mi interessa niente. Io, visto che ho scuro visione, riesco a vedere abbastanza bene. Vorrei provare a vedere da dove ho sentito la voce. Cercare di vedere. Vai. Se riesco a vederlo. È un tiro sempre a percezione. 13 più percezione più 5, quindi 18. Con 18 vedi un'ombra che si muove, veloce. Okay. Un'ombra, cioè un'ombra nell'ombra. Io, ok. Io impugno la mia spada e dico: fate luce. Ma chi è? Loro no. Io no. E il mio è un quasi di zero, quindi faccio così. Io sto vicino a lui, giusto? Io glielo dico subito. Lui è rientrato. Gli dico: guarda, ho visto un'ombra andare da quella parte. Io non vedo, quindi... Ha acceso la luce. Posso farlo in base alla mia rabbia? L'intensità della luce?
Esci. Sonia, metti gli occhiali da sola. Sì. No, dai, scherzo. Fai un lume comunque in mezzo a voi che vi illumina per un bel po' la stanza. Però ci sono, esatto, sono delle ombre rotonde. Ok, io cerco di capire se lo trovo vicino alle ombre. Cioè, 19. 19, anche tu vedi da destra a sinistra un'ombra velocissima che si muove. Cioè lo vedi come se tu ci avessi una torcia, ok? E un'ombra che si muove davanti alla tua torcia, ma si muove talmente veloce che non distingui nulla. Provo anch'io, fa percezione. 17. Scusa. Stessa identica cosa. Cerco di fare uno scatto. Ombra. Ok. Cerco di fare uno scatto per prenderlo. Vai. Se hai capazzia, 12 più 6, 18. Ah, 18. Con 18 tu fai un balzo verso, cioè l'ombra ti va da destra verso sinistra a te, da destra verso sinistra, quindi dici ok, si muove tanto veloce, finisce qui. E vai verso dove sta arrivando. Quando vai, prendi un pezzo di stoffa, però ti scappa dalla mano. Vai con intuizione, vedi se riesci a capire. 21. Con 21 capisci che lui si è lanciato contro quest'ombra. Cioè che si è lanciato contro qualcosa. Quindi hai capito che lui è andato verso là perché lì c'era qualcosa. Quindi puoi provare a lanciare. Posso provare a lanciare la lascia, però è successivamente a lui che... Sì, dopo se di lui. Vedo che... Non vedi quello che, cioè, no. Che lui l'ha preso, però hai capito che la sua idea. Quindi sì. Dici ok, la tiro là. Cioè sì. Nel senso perché probabilmente sta là. 10 totale? Sì. Non lo prendi. Io tutte queste ombre che vedo, no? Riesco a capire se fa tipo... una cosa tipo sì. Una forma fa sempre lo stesso però ne hai giro. Vista una tu l'altra l'ha vista lui l'altra l'ha vista lei voglio cercare allora di vedere devi cercare di vedere più ombre possibile cercare di capire il meccanismo del movimento non so se è... però devi vedere le ombre prima allora cerco le ombre vai percezione 14 2 16 ok vedi anche tu un'ombra che fa in su tu prima l'avevi vista che andava da sinistra verso destra pare sì perché lui era da destra verso sinistra adesso ti fa per parlare che lui si muove nell'ombra che quindi ci dovremmo iniziare a spostare pure noi o con il lume che abbiamo al centro spostarlo in modo che così riusciamo a vederlo e a prenderlo ci penso io a fare l'esca chiudo lo zainetto me lo metto alle spalle e vado verso l'uscita è una buona data il lume su di lei provo a fare un il lume se su di lei che veniva a rubare le cose andrà verso di me e io se ce la faccio esco col bottino il mi lume su di lei allora cambio provo a dilumeggiare sia con Phil che con Phoenix ci provo prova a pensarci Phoenix tu hai toccato delle cose molto importanti a uno dei nostri tu sei benissimo un simbolo sacro per un chierico. Spesso non significa solo il valore del simbolo sacro, ma è un lascito familiare. Sai benissimo che noi qui dentro o usciamo con quel simbolo sacro o morti. Non lo so. Uscite morti? Senti. Però non usciamo da qui dentro il simbolo sacro, quindi... Che ti costa lasciare? È il mio simbolo sacro. Eh? È il mio simbolo sacro. È il tuo simbolo sacro, ce lo puoi lasciare, noi lasciamo quello che abbiamo che Phil ha toccato lì al tuo magazzino. Ah, voi avete toccato la mia roba. E tu hai toccato la nostra. La mia roba è più importante di tutta la roba. La mia è più importante, sovrasto la voce sua. È il mio simbolo tu sei sacro. Solo un umano. È la mia roba e non si tocca. E voi l'avete fatto, avete rovinato la mia bella locanda e adesso pagate le conseguenze. Qui secondo me qualcuno vuole uscire dalla città. Allora, un attimo. Io ho preso solo il resto. Un attimo, fermi tutti. Nel frattempo, il Phil si sta muovendo verso la porta. Lui cammina normale, va verso la porta, apre la porta. La porta non è fuori, non da fuori. La porta da dentro ad una stanza. Chiusa. Abbiamo un problema. Secondo voi vi lascio uscire così dalla casa di Felix? Ma io non voglio uscire finché non ho sentito. Qualcuno vuole uscire. Sentite Phil che fa un verso di dolore perché qualcosa gli ha tagliato la manica dello zainetto e gli ha fatto un taglio sul petto. E nessuno ha visto niente? No, non se ne è accorto nessuno. Io posso vedere se ci sta un altro movimento nel frattempo? Vai. 20.
Io voglio capire. È andato al contrario. Io voglio capire se. Cioè, queste fatto di là, l'alto. È tornato. Esatto. Io voglio capire se queste ombre sono una sola o più ombre. Per te sono tutte una stessa, è tutta una stessa ombra che si muove. Cioè, non lo riesci a capire perché sono indistinguibili. A livello di struttura è rimasto sempre molto decadente. Sì, quello che voi vedete è sempre lo stesso. No, voglio proprio tastarlo. Voglio avvicinare un muro e vedere se prova a muovere la trave che si muove. Non si muove quella, non si spezza. Cioè, quella che la stessa trave che lui prima poteva prendere e spezzare facendo track, ora non la spezzi. Lei è andata verso un'uscita che non è più un'uscita. Lui sarebbe sì. Quella dove sono andato io. Esatto. Ok. E c'è l'uscita che va sul retro della bottega. C'è ancora quella uscita lì? C'è un'altra uscita in un'altra parte, sì, quella che... che c'è un'uscita di servizio. Ah, no. Ah, ok, sì, 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 quella del magazzino c'è sempre. Quindi lo zainetto non ce l'ho più io? No, solo una manica, di solito. Cioè, aveva due maniche, lo zainetto o una manica sola, quello che hai preso. Tirate tutti iniziativa. Le tue regole non erano scritte da nessuna parte, però. Casa è mia, regole mie. Non sono le regole del re. Ridacchia. Lo stupido re. Il fratello, che ne dici? Sono tutti stupidi e fortunati. Il mago, che ne dici? Meno stupido. Ci ho portato il nome medio, ce l'ho. Okay. Sì, la stanza non è così. Non è così. Ispirazione bardica. Tutti primo livello per questo? Sì. A Gaeta, al Toffino. Invisibilità su Phil e vediamo quanto è forte questo. 8 più percezione, giusto? Sì. 5, quindi 13. Non lo vedi. Interdizione o levante? Vediamo, scaliamo. Martin. Osservo, devo trovarlo. 21. Buono. Adesso lo vedi non dove ce lo sapevi tu, ma dall'altro lato che ti fa da sinistra a destra. Però considera che è passato del tempo e tu ti sei perso di movimento. E riesco a fare uno scatto per prenderlo, un qualcosa? Fai come lui, con atletica? Fai una prova. Lo devo andare. Acrobazia sempre, una prova di destrezza. 20 puro o più puro. Vai, arrivi con un balzo in quell'angolo. Vado, blocco, lo devo è un attacco. Devo blocco, no, blocco. Prova a bloccare blocco. E devi fare una prova di forza. Lì di forza per prenderlo. 8. Quindi a te ti sfugge. Però ce l'ho lì, poi c'ho l'azione boss, posso tirare. Sì. Quindi cioè, lo vedo però, cioè lo sto qui, lo vedo da... Sei nell'ombra, tu sei andato a finire nell'ombra più totale. Cioè, il lume si è spostato insieme a lei, quindi lì dove sta lui è buio. Quindi tu non è che lo vedi. Sì, ti accorgi di una presenza, perché comunque hai intuito bene. Faccio il soffio di drago verso la direzione dove mi è scappato. 6 e 6. Quindi 6 danni. Sei danni via. Parte da te, sto fio, sta fiamma. Questa fiamma a cono, giusto? Parte una fiamma a cono da te e lo prendi, ma lo prendi su una spalla, quindi in quel momento lo vedi perché la fiamma lo illumina. Quindi lo hai preso e gli hai preso la spalla, lui fa un mezzo verso di... come vedi... cavolo, cioè ti dice pure cavolo, sei stato bravo. Allora sei veramente forte, Drago, ma questo... è poco per fermarli, tocca a lui. Dal soffitto, quindi anche lì è buio, abbastanza buio, tutti quanti, per ognuno di voi c'è una corda, vi sembra una corda che scende velocissimo, appuntita, come se fosse una lama finale, e vi cerca di prendere. Tutti quanti, a parte Brom, tu riesci a schivarlo, quindi ti sbatte qui sulla cotta di maglia e non ti prende. A te ti passa qui, tu sei invisibile, ti è passata proprio qui di fianco, non ti ha preso. Tipo, come il piaggio, e due, A Thorfinn invece lo prende, ma ti prende dritto, ma non si sa perché tu stai talmente incavolato che non ti fa niente. Cioè, ti sbatte un attimo, ma c'è qualcosa ti ha protetto. A te non ti prende nemmeno, cioè la schivi perché la riesci a vedere, stessa cosa tu, ti ci viene da ridere a schivare una cosa. L'unico che te la prende sei tu, e ti arriva quindi dall'alto sta cosa, non fai in tempo a schivarla e ti prende sul petto e ti fa un taglio.
e ti fa 5 danni. Dopodiché tocca a Thorfinn. Tecnicamente io riesco a vedere l'oscurità. Cioè lui non lo riuscite a vedere perché non passa, non cammina all'interno della stanza. Cioè non è all'interno, capito? Voi vedete le ombre, vedete qualcosa che si muove, ma lui non cammina dentro. Prima però posso provare a vederlo. Prova a vederlo. Vedi se trovi, come ha detto lui, il mantello bruciato. Ti accorgi che 2 metri più a sinistra di Partin c'è un bagliore di legno bruciato, come se la parete fosse bruciata. Allora lì faccio calare questa fiamma sacra. Mai. 3 danni. Ok, quando tu parti con questo bagliore luminoso sfondi il muro, cioè dove tu hai mirato addosso a quel muro, perché hai fatto 2 più 2, sfondi il muro e dentro al muro vedete un pezzo di stoffa che si muove e sparisce. E dietro che c'è? Dietro altra stanza, c'è un'altra stanza, è tutto chiuso. Giblin, vai. Allora, io ho visto quello che ha fatto lui e ho visto quello che ha fatto lui. Io andate a provare a vedere se lo vedo. Vai. C'ho vantaggio, no? Sì, cioè adesso sei avvantaggiato perché c'hai un punto di riferimento. Parti da lui che stava lì. Cioè, lui l'ha bruciato, lui l'ha cosato. Dove cazzo sei andato a finire? Lì stai. No? Hai visto pure il telo che si muoveva verso una direzione. Tiro quindi... con vantaggio? Vai col vantaggio. Che vantaggio? 11 più 4, 15. Ok, vedi sempre un'ombra che si muove, che sta finendo il percorso, quindi sta andando da su a giù. Ma la vedo che si muove come ha fatto sulla cosa lua di fuori dalla parete? No, vedi sempre un'ombra che si muove, è sempre l'ombra, insomma, non vedi lui fisicamente. È come se... Allora, io provo a mettere il mio bastone, piantarlo nel muro 3 metri avanti a lui. Vai. 12. Dai una bella botta, ma non si rompe. Vai, Phil. Prova a vedere se lo vedo. Ho fatto 1, posso ritirare? Cioè, tiro fortunato, sì. 19. Più che percezione. Sì. Percepire. Quindi 23. Vedi proprio... Non so perché tu, come se lo vedessi al rallentatore. Vedi proprio un'ombra che si sta muovendo da destra verso sinistra in mezzo al muro. Ed è proprio davanti a te. Lo vedi bene proprio. Tu lo stai vedendo bene. Lo vedi in mezzo al muro, quindi. Sì, cioè lo vedi. Lo vedi meglio degli altri, anche se gli altri hanno fatto dei tiri simili al tuo. Quindi capisco che si muove solo attraverso il muro. Sì. Mi sposto nel centro della stanza. Basta, perché sono invisibile, se faccio qualcosa toglie. Ad un certo punto sentite tremare tutto. Inizia a tremare tutta la stanza. La casa comincia a tremare, tutta la struttura proprio. È qualcosa di forte. Vibra, 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 vibra. E cominciate a sentire che si scricchiola, che scricchiola tutto. Scricchiola il tetto, scricchiolano le mura. La porta dove hai provato ad uscire tu scoppia e si apre, e fuori c'è l'esterno, cioè vedete l'esterno. Si inizia ad aprire il tetto come una scatoletta di tonno da sopra, si inizia ad aprire il tetto e vedete che scende dal tetto, da quella fessura che si è aperta, scende, nessuno di voi lo riconosce a parte tu, scende Rozag. Vedete scendere un umano, capelli lunghi, occhi chiari, un bel viso, un bel ragazzo, un uomo più che ragazzo, con questa tonica viola, che sta scendendo piano 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 piano, sta planando all'interno della stanza. Più si abbassa, più si rillumina la stanza e si illuminano tutte le fiaccolette e si riaccende tutto. E sentite Felix e fa così, brum, e spacca un muro. E in quel muro vedete Felix che sta così, preso da un qualcosa di magico. Sta solo così, vedete solo la maglia che sta così, per aria. Lo prende, lo porta al centro della stanza e gli fa... Lo scuote tutto e cascano le vostre cose per terra. E gli dice, sei fortunato a rimanere qui all'interno di questa città. Per favore, quando ti viene detto di lasciare in pace degli avventurieri, evita di dargli fastidio. Lui, molto impaurito, appunto, e gli fa, io e il re non siamo affatto
dei fortunati stupidi. Tu lo sei. Lo lancia dietro al bancone e si calma, si ferma, tutto ritorna a posto, si rimette tutto com'era e vi riguarda e vi fa: scusatelo, purtroppo Felix è così. Siete ospiti del castello per la notte e poi domani c'è la vostra amica che mi era sfuggita, che ha fretta e vuole che voi partiate. Tu sei? Chiunque tu sia. Io sono Rozek. Scusate, tu hai la voce. Scusate per il volo. Saggio? Il volo da dalla il finestra. Saggio? Sì, se così si può. Se Felix, così vuoi chiamare. Felix era il tuo compagno di avventura? Felix è semplicemente uno stupido fortunato. Rom, mio amico. Scusami, tuo amico? Mm. Dove sta Felix? Sul bancone spacchettato. Vi lascio 10 minuti d'ora. Mago mio, regole mie, stronzo. E mi vado via. Vado da Felix. Do un cazzotto sul muso. Onesto. Lo prendi proprio pieno, ma non serve manco che tiri. Vado a Felix e gli ordino una birra. So che sembra facile che tu ora sei così a colpo al caso di un mago, ma te la prendi, l'avrei colpito comunque. La prendo da solo. Se la prendi da solo perché lui sta un po' scotennato. Vabbè, però capisco. Quindi vedi il simbolo sacro. Okay. Io esco dalla stanza. E poi sentite un... sentite un... ti si rompe lo zaino e ti cascano tutte le cose. Fa, non esagerare, piccolo ladro. Vabbè, riprendo i miei pugnali e il sacchetto. Vado da Rozak, gli chiedo scusa per lo scomodo e comunque dico, non era nostra intenzione farti scomodare per questo, ma purtroppo abbiamo bisogno di informazioni e ci sembrava un posto giusto dove te lo cercate. Non pensavamo che tu andasse a toccare qualcosa di così importante per mio nonno. Pensavamo che ci rubasse le solite monete, pugnali e così via. Il re è un tipo strano, ma nelle sue parole non sbaglia mai a dare avvertimenti. Mi aveva detto che era un farabutto. Mi aveva detto che era un tipo abbastanza losco e particolare. Non è un fortunato come dice quello stupido. Il re sa il fatto suo. Non per nulla è più intelligente del fratello. questo pensiero non lo condivido. Inizio a pensare che dietro ci sia il tuo zampino, perché sennò questo regno non credo che... Io vado da Rozak. Vai. E gli mostro l'arma. Cosa mi dici? Che è meglio che la tieni nascosta. Un giorno la saprai utilizzare. E non so perché, ma credo che Felix abbia avuto paura a rubarla. Vado da Felix, no, schiaffetto. Era solo l'inizio. E sei stato fortunato. Lui non vi risponde. Grazie. Sta... cioè, mo si prenderebbe peggio insulti. Approfitta della birra. E lui fa... La birra la offro io. Tirate qualcuno a percepire illusioni. Di quasi da qui. Ok. Capisci che c'è qualcosa che non va e vedi quel sacchetto lì sopra. Quindi ti fai 2 più 2 e dici no, sta freddo un cazzo, sta continuando a fare il furbo. Allora se la offri tu, sacchetto di monete, e me lo metto in tasca. E non ti cazzo a fregare i soldi miei però, Non fa una piega lui. Riabbassa la testa. Vi riavviate verso Atala? Sì. Verso il castello? Verso il castello. Sì, andiamo a... Ripassate, rifate la strada, Rozak chiaramente non è con voi. Arrivate al carretto. Rozak è davanti al carretto. E Atala c'è. Ma a differenza di come l'avevate lasciata, che era stata tutto il tempo seduta, non si era mossa, è tutta scavigliata. È davanti a lui. E si fissano. Non parla. Si fissa. Fissi, fermi. Sarà amore? Io riprendo il cane. Sa, vi lascio soli? Vi dobbiamo lasciare soli? Rozak si gira di scatto. Era distratto, stranamente. Considerando che lui c'è sempre sotto controllo tutto. In quella situazione era distratto. E fa... Ah, siete già arrivati. No. Stavo andando via. Giusto? Dice ad Atala. Ma prima o poi, no? Mi spiegate qualcosa? Ho fatto un elenco delle persone che mi spiega qualcosa? No, perché dai, mi sto...
sai perché prendo il libro di Wallace, lo sbatto pure proprio qua, così, faccio boh boh sul carretto, boh boh. Mi dite che qui dentro c'erano un sacco di cazzate, però qui dietro leggendo ci rivedo tante assonanze, tante somiglianze. Ma chissà se davvero dice puttanate quello. Ti riguardano tutti e due e sorridono. Adala fa: ciao Rozek, alla prossima, e sta più attento, e sale sul carretto. Rozek fa così e si incammina dentro al castello. Io faccio, quindi ce l'hai più grosso tu, eh? Ad Adala? Sì. se non l'ha vista. Adala accenna un sorriso un po' spassionato. Adala rimane nel carretto stanotte. E allora rimane nel carretto con Adala. Chiedo a Brom il libro viola per leggerlo, perché io non so niente. Giusto. Lascio la chitarra a terra per la prima volta, mi indico, gli lascio il libro come se fosse il Santo Graal. E io lo prendo. Leggilo con tutta la saggezza che tu puoi avere. E io ce l'ho la saggezza. Caro umano. Grazie, lo prendo. E lo zaino lo leggerò appena possibile. È solo un libro. La conoscenza non ha limiti.